Buonasera a tutti, ci troviamo a Fontanelice, più precisamente sulla strada provinciale 33, detta Via della Renana, che collega le importanti province di Bologna e di Ravenna attraverso l'Appennino tosco-romagnolo. Mi presento, io sono Stefano Colli, sono il titolare insieme alla mia famiglia dell'azienda agricola e agriturismo La Taverna. Salve, io sono Tonelli Lara, titolare del chiosco 31 sulla strada della Casolana 33, provinciale. Salve, sono Ronchini Marco, titolare dell'azienda agricola Baia Volpe. Buonasera a tutti, io sono Roberto Ronchini, titolare dell'azienda agricola La Valle degli Stuzzi, sempre in SP 33. Purtroppo a 3 mesi dalle forti piogge e successive alluvioni che hanno colpito l'Appennino e che hanno causato centinaia di enormi frane su tutto il nostro territorio, la situazione è ancora questa. Purtroppo quello che ci dicono le istituzioni è che non ci sono i fondi per poter sistemare queste strade, non ci sono i progetti, ma noi quello che chiediamo il vostro aiuto. Perché? Perché questa importantissima strada venga riaperta. O che almeno ci venga dato il permesso a noi che viviamo su queste terre, su queste strade, di poter pulire la strada e poterla riaprire. Questo perché ci sono tantissime famiglie e decine di aziende che tutti i giorni mettono a rischio la propria incolumità e sicurezza passando attraverso la strada comunale, detta Strappo di Pantani, o Salita del Cane, che è una strada davvero pericolosissima, strettissima e con delle fortissime pendenze. Non siamo qui a chiedere soldi, ripeto, ma vogliamo solo che la nostra strada venga riaperta per la sicurezza e l'incolumità di tutti. Purtroppo l'inverno è alle porte e se quello che ci viene prospettato è l'evacuazione delle nostre famiglie e delle nostre aziende, non possiamo restare fermi. Siamo solo una piccola parte delle persone che vivono e che lavorano su questa importante strada, in questa importante arteria. Quello che chiediamo a tutti voi è di darci una mano e di darci un aiuto concreto, ma molto semplice. Chiediamo solo di condividere questo video e per far sì che riusciamo a far sentire la nostra voce con tutte le istituzioni, con tutte le persone che hanno poteri per poter fare qualcosa. E quindi ci mettiamo tutti quanti una mano sul cuore e vi chiediamo aiuto. Aiutateci affinché questa strada finalmente venga riaperta. Grazie mille.